La differenza tra noi e il gatto è che noi non solo calcoliamo, e spesso calcoliamo meno bene del gatto, ma appunto perché calcoliamo meno bene del gatto? Perché non siamo soltanto una macchina, ma siamo un sistema dove la contingenza è molto maggiore. Perché è un sistema in cui non c'è soltanto il calcolo, ma c'è il sentimento, la reazione emotiva, il dolore. Sant'Agostino faceva bene la differenza fra utor e fruor. Utor è usare di una cosa, fruor è godere di una cosa. Di aprile, in cui ci siamo chiesti con il quartiere come trasformare il festival in qualcosa di duraturo. È venuta fuori l'idea di una scuola di quartiere di arte e dati. Illuminazione umana. Umana. Umana, c'è cioè la persona che rimane ferma a illuminare il mio quadro. Io più di questo non ho null'altro da aggiungere. È una professionale, carica di ruffia, e questo è fondamentale per me. Bene, possiamo passare canzone. Non ti preoccupare, io aspetto il Natale, okay. E ci hanno creduto. Che vedo una cosa del genere, insomma, quindi positivo per il quartiere, per tutti. Siamo matti abbastanza. Abbastanza, abbastanza. Allora, in pratica io non sono una esperta, quindi vi dico quello che ne ho dedotto e ne ho capito, dovrebbe essere la rappresentazione grafica del logaritmo del primo fattorino di Bitcoin che è stato trasferito e stato eseguito. Thank you.
che l'arte concettualmente non è ancora tanto facile da comprendere per i non addetti ai lavori. E così voi sarete così bravi da farlo capire. Io sto cercando, chiunque. Ma te lo stanno chiedendo? Sì, qualcuno sì, altri lo faccio vedere io spontaneamente, capito? Vedete? Questi siete voi, che vi agitate nella comunicazione, vi unite e separate, litigate e vi amate, commentate, dividete. Ognuno di quei puntini è uno di voi. Io vi comprendo, vi accolgo, in forma, da forma al vostro pensiero. Ecco il signor X. Vedete, questo è quello che le è successo poc'anzi. Ha partecipato a un processo di disinformazione. Perché non me ne sono accorto? Ho letto gli articoli e i commenti delle persone e giungevano da tante parti differenti. C'era una discussione in atto e mi sono schierata. To fake or not to fake, and then so is that. È uno dei tanti modi in cui stiamo lavorando per diffondere, no, questa cultura dei dati e per aprire discussioni con cui le persone di un quartiere effettivamente iniziano a chiedersi: beh, che ci possiamo fare con questi dati? Cosa ci si può fare? Come li possono migliorare la vita? Quali sono i pericoli e le limitazioni? E tutto questo genere di domande importantissime.